seconda edizione del premio Anita Ekberg a Palazzo Ferraioli a Roma. In compagnia di Antonio Paris vogliamo sapere tutto su quella che sarà la magica regia di questa serata e il perché di questi quattro prescelti premiati. Beh, intanto credo che il merito di tutta questa operazione meravigliosa di stasera vada a Sara. Io sono soltanto un piccolo granello in questa splendida organizzazione. Diciamo che fondamentalmente l'idea è non tanto di premiare il cinema in generale, quanto di premiare gli sforzi di quelli che anche in modo indipendente si attivano per realizzare cinema. Questo è in linea con quanto è successo in questi giorni nell'accordo che è stato fatto tra i produttori cinematografici e il Ministero dei Beni Culturali. I produttori di lunga data si sono privati del contributo del Ministero a condizione che il contributo fosse dato alle opere prime e ai registi di prima e seconda opera. Fantastico. Questa è un'operazione fantastica. L'iniziativa di questa sera serve anche a premiare non solo il cinema negli attori, ma il cinema in tutto quello che è il contorno che regge il cinema, perché senza il contorno il cinema sarebbe nullo, sarebbe inutile. Daniela Poggi, Maria Rosario Maggio, Marco Leonardo, Elena Russo, quattro nomi tanto diversi tra loro, sì. Cos'è però che li unisce? Li unisce l'obiettivo di ritenere che Anita era una grande artista e che insieme si può riconoscere in lei. Ci sono varie tendenze, ci sono persone che l'hanno tra questi attori, persone che l'hanno conosciuta, persone che l'hanno stimata, persone che hanno lavorato con lei e persone che l'hanno soltanto vista al cinema. Bene, però tutto questo rende forte questa iniziativa perché l'obiettivo è di dire che lei è stata una grande, grande diva. Una diva che... spendiamole, queste parole sono utili per imparare dalla memoria del passato, che si è spenta, consumata come una candela, sola. Come si fa a dire no a cose come questa? Questa iniziativa, lo dicevo poc'anzi, serve anche per sostenere l'attività degli artisti, perché molto spesso gli artisti vengono abbandonati. Esatto. Molto spesso. Anita è l'esempio vivente di questa, anzi l'esempio di una donna che è morta. Abbiamo letto cose toccanti. Assolutamente, assolutamente. Bene, questa iniziativa vuole mettere in luce che tutti devono lavorare, dalle istituzioni al mondo del cinema, al mondo, diciamo così, del lavoro sindacale, perché anche il mondo sindacale all'interno del cinema ha una grande importanza, perché episodi come quelli di una star come Anita Ekberg non si verifichino mai più, ma non soltanto nei confronti di una star, ma non si verifichino nei confronti di nessuno che si dedica a questa grande attività. Grazie Antonio Paris, davvero adesso aspettando la dottoressa Sara Iannone, tra poco possiamo veramente cominciare.